La solennità del rito eucaristico si rivela in tutto il suo splendore. Smalti, avori e argenti rendono suggestivo il viaggio attraverso l'arte liturgica che i musei vaticani propongono lungo le pareti della Sala degli Indirizzi, un luogo che torna a svelare i propri tesori grazie a un nuovo allestimento. Trittici, coppe, reliquiari e crocifissi disegnano un percorso che iniziò quasi 1500 anni fa, dall'età bizantina fino a quella moderna. Sottratti al buio dei magazzini, prima di essere esposti dietro le vetrine degli armadi progettati dall'architetto Raffaele Stern, ognuno di questi pezzi è stato studiato con attenzione per valutarne lo stato di conservazione e decidere le strategie di intervento più efficaci da adottare, allo scopo di restituire ad ogni singolo oggetto la bellezza di un tempo. I diversi materiali costitutivi delle opere in mostra hanno impegnato molti dei laboratori di restauro dei Musei Vaticani. Dei criteri museografici seguiti per questo nuovo allestimento ci parla il curatore del reparto di arti decorative, Guido Cornini. Mentre nel Museo Cristiano di Arti Decorative di Pio XI, che fu inaugurato verso la metà degli anni 30 del secolo scorso, questi stessi oggetti e una parte di quelli che sono rimasti in magazzino oggi per scelte diverse, venivano ordinati per classi di materiale e per tipologia formale, quindi era un po' il corrispettivo dello sfogliare un catalogo scientifico dell'epoca. Oggi, secondo le tendenze più attuali della museografia internazionale, questi stessi oggetti e una parte, al contrario di quelli che erano in magazzino a quell'epoca, che invece sono stati valorizzati e perciò tirati fuori per questa occasione, vengono riallestiti con una visione per contesti, cioè per centri di produzione geoculturali allineati tematicamente in queste vetrine, cioè raggruppati per aree di produzione e per cronologia, cosa che permette una specie di piccolo giro, non diciamo del mondo, ma almeno del bacino del Mediterraneo e dell'Europa continentale, più o meno dai secoli iniziali della nostra era fino al Novecento, appunto. Oggi la Sala degli Indirizzi si mostra al pubblico come uno scrigno di tesori, un ponte tra l'arte liturgica orientale e quella occidentale, il cui splendore non si esprime solamente attraverso l'intaglio degli avori o le superfici smaltate dei metalli in esposizione. È il luogo nella sua interezza, dalla decorazione pittorica della volta all'arredo, entrambi sottoposti al restauro, ad aggiungere un altro prezioso tassello a quel mosaico di arte e di fede che sono i Musei Vaticani. Siamo riusciti a fare prima un ponteggio che ha permesso di lavorare sulla volta e sul fregio perimetrale delle pareti e quindi operare in termini pittorici sul recupero della decorazione. In un secondo momento sulla riconversione, sull'adeguamento di questi armadi da un punto di vista funzionale, cioè per problemi particolari di meccanica, questi armadi che prima avevano una specie di apertura collettiva sono stati trasformati in apertura singola, quindi per motivi di praticità e di sicurezza delle opere. E poi, terza tappa di questa attività di restauro, ancora legata però all'ambiente in qualche misura, il restauro vero e proprio dell'aspetto carpentieristico, quindi ligneo, e delle dorature di questi bellissimi armadi, che comunque sono un capolavoro di ebanisteria neoclassica.